Quando si vende casa, quali tasse si devono pagare? Prima di tutto bisogna distinguere tra prima e seconda casa. Per la prima casa abbiamo tre situazioni. Uno, se sono passati oltre 5 anni dal momento in cui l'hai comprata, non ci sono tasse da pagare. Due, se sono passati meno di 5 anni e la vuoi vendere per comprarne un'altra, non ci sono tasse da pagare. Basta che l'acquisto della casa nuova avvenga entro i 12 mesi dalla vendita di quella vecchia. Tre, sono passati meno di 5 anni e vuoi vendere senza comprarne un'altra? Allora bisogna pagare l'imposto di registro e l'IVA risparmiata in sede di acquisto agevolato maggiorato del 30%. E se vendo la seconda casa, se sono passati più di 5 anni dal momento dell'acquisto, non ci sono tasse da pagare. Altrimenti la tassazione è del 26% in più della plusvalenza generata, con la possibilità però di portare in detrazione le spese di agenzia, le spese notarili e anche le spese di eventuale ristrutturazione. Queste sono le linee guida generali. Hai altre domande su come vendere o comprare casa? Scrivile pure nei commenti.